La filosofia con i bambini e i ragazzi è una splendida realtà del nostro tempo. Suscita attese e curiosità, ma si scontra con la comprensibile difficoltà di ammettere estranei a conversazioni che di norma si svolgono in classe o comunque a scuola. Di conseguenza diventa difficile spiegare a dirigenti scolastici, altri docenti e genitori in che senso un docente si propone di fare filosofia con i suoi alunni e chiede di essere autorizzato a farlo. Sono onorato di essere qui con voi. Io sono di Iesi, vivo a Perugia ma sono di Iesi, e l'idea di innescare una reazione a catena qui a Iesi non è andata, non ci sono riuscito, anche perché non ci capito, ci vado così poco spesso come qui, è vero, mi sorride molto. Va bene. Allora vi posso riferire che due domeniche fa, il 15 a Perugia, c'è stata una sorta di anteprima molto speciale, intrattenimento teatral filosofico. In un teatro c'era un maestro del teatro lì, insomma, Mirabassi, magari qualcuno lo conosce, che ha scritto su un grande telo "Io sono", e si interroga, ma io sono così. E salgono dalla platea una schiera di bambini, quali sì, salendo le scale dicono io sono, come dire, chi sono, che accade a me, e questo è, come dire, poi ci sono stati alcuni altri intermezzi di teatro, ma in sostanza questa classe, era una quinta elementare, con la loro maestra ha sviluppato una conversazione facendo un botte e risposta con questo maestro del teatro che per l'occasione si esibiva. Quindi si è creata una situazione totalmente inedita, in cui appunto il teatro non è più spettacolo, ma qualcuno si ricorda del cineforum, si vedeva il cinema e poi se ne ragionava, ma la gente ormai era stanca, voleva andare a casa, uffa, andiamo fuori a bere, andiamo, no? Non funzionava. E un pochino qualcosa del genere accade anche a teatro, dopo lo spettacolo teatrale, cosa vuoi fare? Dopo gli applausi ci mettiamo a discutere. Allora c'è l'anteprima dello spettacolo, in cui si parla con il regista, con gli attori, ma anche questo è faticoso, devo andare lì due volte. Invece qui abbiamo appunto un attore che offre alcune suggestioni, ma facendo, come dire, fermandosi ogni tanto e dando spazio a questo gruppo di parlare. Disgraziatamente quel giorno era freddo e pioveva, quindi la platea non c'erano tanti altri bambini, ma noi eravamo pronti, se no, per fare in modo che qualcuno dalla platea dicesse "vorrei dire anch'io la mia, permettete", e così anche un qualunque altro bambino presente in teatro o gruppo di bambini avrebbe potuto rilanciare questa conversazione, quindi tra palcoscenico, platea, intrattenimento, un misto molto singolare che secondo me avrà certamente fortuna. È una cosa nuova di zecca, che io sappia, ditemi voi, ma non credo che qualcuno dei presenti è capitato di assistere o di partecipare a un appuntamento di questo genere. È capitato? Lei, preside, che dice? No, nemmeno a lei. È vero, pur avendo la testa pelata, potrei aggiungere, ma io ho ben più età di lei, quindi me lo posso permettere, non si offenda. Allora, nemmeno lei. È una novità di zecca. Di queste novità se ne stanno accumulando diverse. La prendo minimamente alla lontana. La rappresentazione del dialogo, il dialogo socratico, no? Il dialogo socratico è una situazione nella quale in genere Socrate e qualcun altro cominciano a parlare e il mondo si ferma. Ma non sono mossi da un interesse, da una circostanza, da una situazione,
la situazione viene messa da parte, anzi. Per esempio, prendiamo, per dirne una, l'Eutifrone. Socrate sta facendo la fila per andare dal giudice istruttore. Eutifrone esce, che c'era già stato. Ah, tu qui, e che ci fai? Ma sai, io così, cos'ha? Ma è un incontro come appunto incontriamo una persona amica per strada. Che ci fai? Ah, bene, come te la passi? Che va? Che mi racconti? Ma finiti i racconti, inizia una discussione che prescinde totalmente dalla loro vicenda personale. È una conversazione appunto in cui il mondo si ferma un attimo e non ci sono passioni, interessi. Secondo o terzo flash, prendiamo la narrativa, lo spettacolo, il cinema, che so io, insomma, questi sceneggiati televisivi. Sempre c'è gli attori sono sempre mossi da una passione, da una preoccupazione, da una febbre, da un interesse, da un'opportunità da coltivare. Cioè non parlano così tanto per parlare, ma c'è un motore estrinseco, cioè la storia fa sì che Tizio abbia questo problema, Caia ne abbia quest'altro, Sempronio ne abbia quest'altro ancora, quell'altro, e il loro intreccio dà luogo alla vicenda. Io sto leggendo, rileggendo i Karamazov, e i Karamazov è non lo sapevo, cioè, quasi non me lo ricordavo, no? È un romanzo, insomma, memorabile, ma dove troviamo tante persone stressate, ognuno ha la sua febbre, ognuno deve parlare, è un fiume, sono fiumi di discorsi, ma ognuno in funzione della sua particolare febbre. E quando è che troviamo nella narrativa un momento in cui non c'è febbre, in cui parliamo per parlare, perché ci siamo incontrati, cioè alla maniera direi socratica, non voglio insistere sul modello socratico, ma insomma parliamo, esprimiamo curiosità, ho incontrato lei, signora, che mi dice, così cominciamo a chiacchierare. Nella narrativa, questo io non mi intendo molto, ma insomma a quanto pare queste forme di situazione, di conversazione non mosse da un interesse, da una paura, da una preoccupazione, da un'ambizione, da un desiderio, da una febbre qualunque, sono una invenzione del Novecento. È un'invenzione, come dire, a piccole dosi un po' alla volta nel Novecento si è fatto spazio questo tipo di situazione, è vero, dove appunto possiamo parlare.